ragazzi, ben ritornati alla vostra Joker. Siamo arrivati, signori, su un nuovo gioco. Siamo su NBA 2K17, ragazzi. Mamma mia, oggi che inglese. Siamo qua appunto per provare NBA. Ragazzi, io questo gioco non l'ho mai portato perché, diciamo, non l'ho voluto mai portare. Però quest'anno forse qualche vidiarello di questo gioco ce lo vorrei portare. Quindi, ovviamente, in base anche a voi, ragazzi, se volete vederlo ogni tanto sul canale mi farebbe veramente piacere. Quindi lo possiamo provare assolutamente insieme, perché io non ho mai messo mano su un gioco NBA. E appunto mi troverò adesso che dovrò fare appunto poi il tutorial, perché adesso voglio subito giocare. Non credo che ci sta la modalità storia, ragazzi. Non credo ci dovrebbe essere la modalità storia. Quindi andiamo solamente su gioca ora. Io mi sono preso, intanto ho fatto il giocatore, mi sono preso i Bulls, ragazzi, perché mi sono preso la squadra dei Bulls. Avvia show pre-partita, modifica formazioni. Ok, ragazzi, dovrebbe essere un gioco comunque bello. Devo capire come fare le schiacciate e tutto, perché non ci ho mai giocato, raga. Quindi c'è veramente... vediamo che riesco a fare. Pre-partita. Premi e modifiche informazioni e marcature. Non lo faccio perché tanto non so quello che devo fare. Ok, qui stanno presentando appunto il gioco. Ok, sta caricando perché sta al 70-80%. Raga, sono curioso. Quindi vediamo un attimino di cosa riusciamo a fare in questo gioco. Se riusciamo a fare più che altro qualche canestro, raga, perché io non ci ho mai giocato. Vi dico la verità, mai. Però ogni tanto vorrei portarlo. Vediamo un attimo che cosa riusciamo a fare. Siamo al 93%. Intanto qui i presentatori stanno parlando, stanno chiacchierando per cavoli loro senza problemi. Cioè, ma tranquilli, ma no, non voglio giocare. Voglio sentire voi che parla. Oh, grazie, ha finito il caricamento, quindi dovremmo iniziare. Io poi ho preso Chicago Bulls perché conosco solo quella come squadra. Cioè, ne conosco tante, però comunque quelli che mi sono rimasti più presi sono proprio loro. Ah, si stanno scaldando qua, figata, fighissimo proprio. Sento le vibrazioni sul pad, ragazzi, proprio dei palloni che rimbalzano, bellissimo. E vediamo un attimo se ci fanno appunto giocare. Vi voglio dire un'altra presentazione, vedete se c'è qualcosina. Intanto gli spettatori, è arrivato Giocherigno anche qui su NBA. Salve! Bella, sì, ma vogliamo giocare. Oh, l'allenatore è bello incazzato, vediamo un po'. Ok, Bulls, Rondo, Wayne, Butler, Gibson e Lopez. Beh, la grafica, ragazzi, la grafica è qualcosa di ben fatto, porca miseria, No, ragazzi, la grafica penso che è qualcosa di veramente ben fatto, se non sbaglio, Mattacci tua, manculato. Ma fregato, ok. No, ok, noi siamo. Già abbiamo subito il primo schiacciato, il primo canestro incredibile. Da due punti. Gibson che si incazza. Ma non ti devi incazzare. Dammi palla che gli vado a sfondare io. Dammi qua. Acceleriamo. Ok, signori. Giocherigno. La passa indietro, non c'è problema. Oh, va a far segnare subito. Due punti pure per noi, ragazzi. E subito va a trovare il pareggio in questa partita. Vediamo come difendiamo, come si difende. Ok. Ah, ok, così sicuri. Ah, perfetto. No. Ah, minchia. C'ha un culetto malissimo proprio. Dove dovrebbe essere il mio giocatore che ho creato? Non lo so, però vediamo. Ok. E si lancia il pallone. Una cagata colossale. Ne ha ucciso uno. Oh, stiamo calmi. Oh. Ok, perfetto, l'abbiamo ripreso. Che cazzo hai fatto? Oh mio Dio, sto facendo il tiro della vita, ragazzi. Che te sei ubriacato. Lo so, raga, scusatemi, ma se non lo so dovrei fare il tutorial. Dopo lo vado a fare un bel tutorial. Perché il mio... oh, comunque la grafica, raga, è fatta bene. Mazza, oh. Oh, che gli ho tolto. Mamma mia, non riesco a fare proprio le schiacciate, raga. C'era da fare una schiacciata incredibile. Come si fanno le schiacciate, porca puttana? Lì c'era da fare una schiacciata incredibile. Ok. No, ho sbagliato tasto. Oh, l'abbiamo ripresa, ragazzi. Eccolo qua. Olè, Giocherigno, ragazzi. Mamma mia, per non riesci mai giocato. Sta facendo il culo, No, l'ho lisciato proprio. No. Ehi, questi ci fanno le schiacciate. Guarda che capelli quello. Bellissimo. Minchia, ma è fighissimo. Olè. Oh, vai così, ragazzi. 8-6 per noi. 8-6 per noi, ragazzi. Facciamogli il fallo. Spacchiamogli le gambe. No. Ma balla a prendere il pallone. Porca miseria. Ci ha fregato malissimo. Guarda con quale nonchalance gioca proprio, raga. Olè. No. Non è entrato. Maledetto.
Buono, prendilo. È tutto nostro. Perché ho rilanciato di nuovo? Perché faccio sti lanci? Mi sbaglio. Che tasto premo per fare sti lanci? Che sto fuori di capoccia? Che così gli regalo il pallone. C'hanno ragione a incazzarsi. Ok. Eccolo. E va a cagare però, che sfiga. Ok. Eccolo. Eccolo. Fallo. Fallo, ragazzi, hanno fatto il fallo. Non so buono a tirarli questi. No, non so proprio. Non so capaci. Non so mai capace a tirare una cosa del genere. Eccolo. Ma che gliela di merda. Comunque questo non è il mio personaggio perché è bruttissimo. Vai, vai, giocheri. Vai, giocheri. Vai, giocheri. Eccolo. Ma dai, vabbè, va culo. Se pensa che l'altra la devi gestire molto, molto, molto bene, raga, niente. Cioè, ci stanno facendo malissimo, raga. Prima stavamo recuperando bene, ma ci stanno facendo un male cane. Ok. Vai, Simo. Tranquillo. Tranquillo. Vaffanculo, di nuovo fanno. Ma non me li fa di farli, raga, io non so buono. Ho superato i nuovi rimbalzi dei Bulls. Che vuol dire? Ma che devo fare qua? Mannaggia la vacca. Perché sbatte sempre su quel cavolo di bordo? Eccolo, niente, rimbalza sul bordo. Sul bordo della zia, proprio. Che stavo a fare, raga? Prendilo. Ah, vaffanculo. Fuori la grinta, prendiamo la mano. C'ha chiamato l'allenatore che ci sta a far culo a strisce, raga. E lo so, c'ha ragione, ma porca miseria. Ha chiamato il timeout. Mo se incazza. Dobbiamo cambiare qualcosa nel nostro attacco. Grazie al cavolo. Sì, c'hai ragione pure te, lo so. Amico mio, ci metterò tutto l'amore e l'impegno possibile. C'hai ragione pure tu. Non scivola. Olè! Arca vacca! No. Ah, buono. Buono. E l'abbiamo fatto. Dai, ragazzi, stiamo capendo forse adesso il meccanismo del gioco. Dopo che abbiamo quasi perso. Vai, salta, è saltato. L'abbiamo presa, vai, raga, ancora. Questo è tosto. No, ho perso il pallone così. Tu sei un maledetto. Tu sei un maledetto. Ah, ce l'ha fatto. Meno male. Eccolo. Dai. No, perché l'ho passata? Dai, e passa. E passa che ci prendiamo il fallo. Anche se era un gol l'avevamo fatto. Canestro, raga, avevamo fatto canestro. Dai, vediamo un po'. Arca miseria. Sti errori. Dai, avevo tolta. Mannaggia i sandali. Che culo. Che culo, ma solo a me però, non vale. Allenatore, rotto il cazzo e chiami così, Vediamo. Proviamo al tiro. Mannaggia i sandali, ma perché viene così? E ce l'ha fatto. Vabbè. Buono. Oh, meno male. Si torna a segnare, raga. Stiamo sotto le 50 milioni di punti. Buono, gliel'abbiamo tolto. Eccolo. No, no, vabbè, dai, non puoi. Ma pure buttato per terra. Il maledetto. Sì, ha stato 3 ore. L'hai presa. No, ho sbagliato. Tantissimo. No, pensavo di avergliela tolta. Ciao. Dai, l'abbiamo presa, Buono. Dai, va bene così, raga. Dai. Non ci credo. Ma che l'ho disturbato, però. Non le fate entrare così. Sti cazzo dei palloni. Che cacchio è, un altro fallo. Buono. Oh, vabbè, dai. Maledettissimo, che batti il pugno. Ok, oh, perfetto.
Buono, gli abbiamo tolta. Buono, vai così, perfetto. Mamma mia, raga, 90-52, ci stanno surclassando proprio. Oh, la madonna, che lancio. Ah, ma il vuoto totale proprio. Prendi sta palla. Ok, niente. Ci hanno massacrato. Ragazzi, facciamo così. Finale 94-54. Mamma, guarda un po'. Mi sa che abbiamo perso, forse, Mamma mia. Comunque, ragazzi, vi posso dire la verità. Sto gioco è bello. Cioè, mi piace veramente tanto. Dietro che fanno i speditosi. Fatto veramente bene, dica la verità. Molto, molto bello. Anche se questo abbiamo perso, però comunque ci alleniamo, non è un problema. Ragazzi, io spero che questo appuntamento vi sia piaciuto. Se questo gioco è di vostro gradimento e vogliamo portarne altri appuntamenti, mi raccomando, fatelo sapere qua sotto in descrizione. Vi lascio anche il link in descrizione della pagina Facebook, del mio Instagram e del mio shop online. Vi consiglio di andarlo a vedere tutto quanto, ragazzoli. Comunque mi sono divertito veramente tanto a portare sto gioco. Ci vediamo con un prossimo appuntamento. Se vi può interessare, mi raccomando, arriviamo a 15.000 like. Ciao signori.